E poi gli altri messaggi invece li leggerò dopo aver presentato il nostro ospite, Jacopo Fiorentini, che è il presidente della Croce Verde di Castelnuovo Monti. Grazie di essere con noi, presidente, buon pomeriggio. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, lei è un po' il coordinatore di diverse croci, ecco, che sono state beneficiate da una somma importante, 200.000 euro, da parte della Fondazione... No. Prego. 20.000 euro. 20.000? Ok, allora, allora 25.000, esatto. Lo specifico meglio, ha ragione. 200.000 sono quelli che la Fondazione Mario Dori ha messo a disposizione per affrontare il coronavirus, esatto, con tutta una serie di aiuti e di presenze appunto della Fondazione stessa. 20 di questi sono arrivati a voi. Ecco, in che modo li avete spesi, utilizzati? Ma li abbiamo spesi per una delle cose che oggi è prioritaria, che sono i DPI. Quindi adesso la nostra priorità è quella di comprare materiale per la sicurezza dei volontari. Sì, abbiamo visto proprio ieri, anche da parte del nostro telegiornale, la testimonianza di un giovane volontario che ha 34 anni, che è stato ricoverato in ospedale, ha detto: io sono stato molto molto cauto, ho preso ogni precauzione, però il virus mi ha colto ugualmente. Ecco, con i vostri volontari come vi comportate? Che suggerimenti date? I volontari innanzitutto hanno delle procedure da seguire concordate con il 118 che servono per garantire la loro sicurezza, quindi loro sono attrezzati con tute, con calzari, con tutte le mascherine necessarie, guanti e disinfettanti, con tutto quello che serve per evitare e ridurre il rischio al minimo. Voi quanti volontari avete sul campo in questo periodo? Ma indicativamente ogni giorno si muovono una cinquantina di mezzi, di ambulanze, e oltre 200 volontari. E per quanto riguarda ciò che è cambiato anche da dopo il coronavirus, ci può dire alcune cose specifiche? Cioè, prima si arrivava nella casa di un malato e ci si comportava nella stessa maniera, o adesso è diverso? Beh, è cambiato molto. Innanzitutto si è spesso bardati, a volte sembra sia un po' degli astronauti. Quindi diciamo che l'unico vero contatto che abbiamo con le persone sono gli occhi. Quindi riusciamo a parlare, facciamo le nostre chiacchiere che servono proprio per fare le valutazioni, però diciamo la parte empatica riusciamo solo attraverso gli occhi, perché il contatto è ridotto e quindi si fa fatica comunque a creare un legame come magari era prima. Ecco. Presidente, in questi giorni ci sono state tante persone, io lo voglio leggere in modo positivo, non voglio pensare male, che si sono dette disponibili a diventare volontari per le varie croci, anche per la Croce Verde, come nel caso di Castelnuovo Monti. Però vogliamo ricordare che c'è un percorso, non ci si inventa volontari da un giorno all'altro. No, esatto, non ci si inventa. Nel caso uno abbia disponibilità, e questo per noi è molto importante, e bisogna chiamare, contattare la sede del proprio territorio. Vi ricordo che le 10 ANPAS nella provincia di Reggio Emilia le troviamo a Casalgrande, a Castelnuovo Sotto, a Reggio, a Villa, a Busana, a Vetto, a Montecchio, a Castelnuovo Monti, a Sant'Ilario e a Poviglio. Quindi basta chiamare, contattare le sedi e in questa maniera qua noi possiamo cominciare un percorso che prevede un minimo di formazione per poter far entrare i volontari a fare quelle attività, diciamo, all'inizio, che possono essere dal centralino alle spese o altre cose. Certo. Presidente, voi avete avuto le mascherine fin dal primo giorno, anche voi avete faticato a trovare questo presidio? Diciamo che siamo quasi sempre riusciti ad avere tutto in quantità necessaria. Diciamo che il fatto che ci siamo riusciti insieme come coordinamento a mettere insieme e fare un gruppo d'acquisto unico, quindi metterci insieme e organizzare la cosa in maniera strutturata, ha fatto sì che si riuscisse ad avere il materiale necessario. Poi devo dire che quello che mi dicono un po' tutti i presidenti è che comunque la popolazione in questo momento ha aiutato molto,
Quindi sono state, le sedi sono state veramente invase di materiale, chi poteva ha portato anche le due mascherine per aiutare i volontari. Gilberto da Guastalla ci chiede se, secondo me, lo chiede a me, ma io ribalto anche la domanda a lei, se anche per la nostra regione diventeranno obbligatorie, come in Toscana e in Lombardia, le mascherine. Lei lo vedrebbe un provvedimento interessante? Ma guardi, io di questo ne ho parlato anche col mio sindaco appunto ieri sera, che tra l'altro ne approfitto per salutarlo e augurargli buona guarigione, visto che sta meglio il nostro sindaco Bini. È ancora in ospedale? È ancora in ospedale, sì, però lo sta salutiamo meglio. Salutiamo anche quindi... noi, gli facciamo un in bocca al lupo. E la valutazione un po' qual è? È l'aspetto della gestione, cioè se noi diamo le mascherine e diamo tante mascherine alle persone, il rischio è quello che la gente giri. Quindi in questo momento la cosa che deve passare è che la gente stia a casa. Poi credo che in futuro la mascherina dovrà diventare obbligatoria. Certo. Presidente, c'è una domanda da casa che dice così. Hanno detto che per sanificare le ambulanze ci vuole personale specializzato. Come fate voi? Ma noi abbiamo la fortuna che l'azienda sanitaria ha costruito un suo percorso con delle aziende. Quindi noi quando andiamo negli ospedali, finito il servizio, dobbiamo fare altro che contattare un numero specifico e arriva la squadra che ci fa la disinfezione del mezzo. E invece c'è un altro ascoltatore, questo da Reggio, che ci dice che lui esce al mattino presto due volte alla settimana per fare la spesa per sé e per i genitori anziani e ultimamente ha visto molta più gente in giro e quindi chiede anche più controlli. A Castelnuovo Monti qual è la situazione da questo punto di vista? Ma noi devo dire che le forze dell'ordine, sempre in maniera di rete, quindi sono riusciti a fare rete e fanno i controlli giusti. Devo dire che grandissima gente non c'è. L'invito è quello in questo momento, soprattutto in cui andiamo a ridurre, sembra che si riduca piano piano questa situazione d'emergenza, che la gente non la prenda sotto gamba e non sottovaluti la situazione. Siamo ancora in un momento molto delicato, quindi bisogna stare in casa, uscire davvero solo se necessario, lavarsi le mani, stare alle distanze, fare tutte le cose che ci vengono dette in maniera ripetitiva. Certamente. Abbiamo saputo, Presidente, che Castelnuovo Monti è un paese piuttosto colpito dal coronavirus, in particolare, ecco, poi c'è l'ospedale, quindi è una zona che deve essere ulteriormente protetta. Voi, quando entrate in ospedale in questi giorni, avete una lunga esperienza, rispetto a quando ci entravate prima, che clima trovate oggi? Di fiducia, di speranza o ancora di grande attenzione? La speranza è la prima di tutte. Chiaramente siamo ancora, come dicevo, in un momento di emergenza, quindi la tensione è ancora tanta. D'accordo. Io ringrazio allora Jacopo Fiorentini, presidente della Croce Verde di Castelnuovo Monti. Grazie, ricordiamo ancora che appunto attraverso la Fondazione Mano d'Ori con un'elargizione avete potuto acquistare del materiale molto importante. Sì, davvero. Io mi sento in dovere di ringraziare la Fondazione Mano d'Ori che ha pensato alle pubbliche assistenze in questa maniera. Noi con questo siamo veramente nella situazione di sicurezza massima, perché comunque per acquistare DP servono molti soldi. Voglio ringraziare anche i nostri presidenti e i volontari, perché in questo momento stanno facendo un lavoro importantissimo e stanno tenendo in piedi quelle che sono le strutture fondamentali per garantire il trasporto e la gestione dell'emergenza sul territorio. Quindi grazie ai nostri volontari, grazie ai nostri collaboratori e grazie ai nostri presidenti. E io ringrazio lei. Buona giornata e buona Pasqua. Buona giornata a voi, buon lavoro. Salute.